Al braccio più tamarro di Londra. Questa è la prima intro all'interno di un bus o di un bus, come si suol dire. Di solito eravamo in metro, dada. Invece oggi stiamo andando in un posto molto lontano, ragazzi. Abbiamo 50 fermate di bus da fare. Però oggi, Daniele, è un posto incredibile, perché stiamo per andare a visitare i Warner Bros. Studios di Harry Potter, ragazzi. Sei contento, Daniele? Sì. Zio cane, io non vedo l'ora, te lo giuro. Bello. È una cosa che volevo visitare tanto tempo fa. Ho sempre procrastinato e non l'ho mai fatto ogni volta che sono venuto qui a Londra. Quindi vaffanculo, è giusto andare a vedere anche questa cosa. E vi porteremo come sempre con noi. I Warner Bros. Studios, ragazzi, unica cosa, non si trovano nel centro di Londra, ma si trovano in culo. Dopo Watford, ma chi se ne frega. Abbiamo un'ora e mezza di bus in totale. Ma siamo disposti anche a far questo, perché noi siamo gente del pueblo del bus. Esatto, gente del pueblo del bus. Siamo qui in questa posizione, stiamo praticamente guidando noi. E niente, ragazzi, dovrebbe essere incredibile il posto. Stai facendo un vlog, ragazzi? Sì. Come li chiami? YouTube. Ci sono riunite 40.000 persone, ma chi se ne frega, faremo finta di niente, tanto non capisco un cazzo. E niente, quindi le prime persone sono approdate nel 2000 là, e poi quella è diventata la casa di Harry Potter. Gli studios dove hanno girato Harry Potter. Non si sente un cazzo, Dada, continuiamo dopo. Sì. Siamo scesi perché Dada ha picchiato 4-5 bambini. Che cazzo devo fare io? Non si può andare in giro con una persona così, così troppo muscolosa. Ragazzi, siamo scesi semplicemente perché c'è un mega traffico oggi a Londra, siamo in ritardo. Sì. Arriveremo tipo 40 minuti in ritardo, quindi siamo scesi, abbiamo preso un Uber. Quindi da gente del pueblo, è questo? Magari. No, sarebbe stato incredibile se fosse stato lui. Lui ci scortava fino là. Del pueblo, ma qui ci sono gli Uber del pueblo, eh, provo sì. a dirlo. Vediamo che macchina ci arriva questa volta. Arrivato. Ma non avevano detto che era un Uber del gente del pueblo? Che macchina è? Cazzo, non so. Mercedes classe E. Perché è arrivata sta cosa? Ma per, dove stiamo attraversando poi? E siamo entrati, c'è Michael Jackson. Questo è Dio. Il destino è questo. Sì. Vedi, dovevamo prendere proprio questo Uber. Pazzesco. Comunque in bus stavo dicendo che dal 2000 in... Dal 2000 in poi i Warner Bros. Studios sono diventati la casa di Harry Potter, cioè dove hanno girato tutti i film. Sì, ci sono diverse location che troveremo e sarà incredibile. Sì. Anche perché ho letto che tipo c'è un chiosco dove fanno la burro birra, ci sono cose incredibili. Basta che siano proteiche. Ma che proteiche? Dada, buona esplorazione a noi. No, esplorazione, buona visita. Buona visita. Oggi è un piacere. Non oggi è un rischio. Piacere, non è un rischio, è esatto. Vita. Non è abbandonato, non è un rischio. Siamo completamente fuori dal centro di Londra. Sembra di stare a Pordenone qua, non siamo più a Londra. Prendo una scopa e incomincio a volare. Ma stai zitto, te la tiro in testa la scopa. Siamo arrivati comunque, ragazzi, eccoci qua. Warner Bros. Studio Tour London, The Making of Harry Potter. Oh, ti giuro che io prima quando leggevo le notizie mi venivano i brividi, cioè non so perché siamo troppo affezionati visto, a questa io serie. Io ho visto delle foto, dei video. Sono incredibili. Devastanti. È come stare nel film. Eh sì, in questo posto poi tipo c'ha 50.000 voti e la media dei voti è 5 su 5, quindi neanche il ristorante Briatore. Quello è Dada, senza naso lì. Tu Voldemort. E io sono Harry. Ragazzi, siamo dentro. Siamo ufficialmente dentro. Dada per un pelo non ha passato i controlli perché gli hanno trovato 15 mg di testosterone. Tua mamma. Adesso andiamo e vediamo dove si inizia. Ma stiamo scherzando? C'è già sta cosa incredibile. Assurdo, Dada. Siamo neanche entrati. Siamo già sbalorditi da tutto ciò. Questo è l'ingresso, ragazzi. Da qua si entra. Non so che cazzo filmare. Non so che cosa ci si può aspettare. Cos'è qua? Non ci credo. Non ci credo, Dada. C'è là il ripostiglio dove dormiva Harry. Dove dormivi tu, Dada? Tuo zio, sua zia. Qui ci sono le foto di famiglia, ragazzi. Non ci posso credere. E qui c'è il ripostiglio dove dormiva Harry. Comunque ci sono anche gli occhiali là appoggiati. Dove? Dove non li vedo. Fai lo zoom sopra il cuscino. Ah sì, guardali qua gli occhiali. Non come i miei questi. Tu sei Harry Potter italiano. Bellissimo comunque, raga. Che ricordi incredibili. Qua ci sono tutte le immagini che vi fanno vedere come sono state fatte le riprese del film. Vedete, ci sono proprio i cameraman. Assurdo. Qui sono proprio suddivisi in base al film. Vedete, questo è il secondo, la camera dei segreti. Qui il prigioniero di Azkaban. E qui tutti quanti gli altri. Ma scusa, ma tu sei Hermione Granger. Siamo bloccati qui, ragazzi, perché forse non fanno entrare Dada dato che è troppo grosso. Servirà un incantesimo. Siamo fermi qui con Voldemort ad aspettare. Ci stanno radunando in un gruppo un po' più grande. E tra poco entreremo effettivamente. Non abbiamo visto ancora un cazzo. Un cazzo. Niente. Ci hanno comunicato che nelle prossime due stanze non si possono fare foto e video. Hello everyone and welcome to the Warner Brothers Studio Tour London, The Making of Harry Potter.
None of us were expecting a sort of Beatlemania type. Siamo seduti in un cinema, ma non si può riprendere nulla, quindi ci vediamo dopo. Manchester to London, J.K. Rowling began dreaming up a story about a young boy wizard. Ragazzi, si è alzato lo schermo e c'è il portone per entrare. Cioè, siamo rimasti stupiti come non mai. Io e Dada ci siamo rimasti di merda. Vero? Ci siamo rimasti di merda e ci siamo trovati sta roba dietro. Adesso entriamo. No. Oh, dove stiamo entrando, Dada? Che figata incredibile, raga. Questa è la sala principale, no? Sì, ma adesso è messa con due tavoli. Sì, non ci credo, ragazzi. Ci sono tutte le tavolate, guardate. Assurdo, assurdo. Anche da questa parte qui, dove si sedevano tutti gli studenti. Dada, Dada, ma te sei il serpeverde, corvo nero, tasso rosso o grifondoro? Io sono un po' grifondoro, un po' serpeverde. Come Harry. Guardate quanti dettagli ci sono in questo posto qui. Se non sbaglio, qui c'era il cielo stellato, ma è stato messo in post-produzione. Qui ci sono i costumi originali utilizzati all'interno dei film. Guardate Hagrid, è immenso Hagrid. Cazzo grosso. Grosso più di The Rock, che piedata che c'è. Qui invece abbiamo Piton, numero uno Piton, e Gad, il sorvegliante. Lì invece dove si sedevano tutti i professori, in mezzo ovviamente c'era Albus Silente. Qui abbiamo altri costumi. Guardate quanto bene sono realizzate queste cose, assurdo, tanta roba. Signor Daniel, lo sai che alle scale piace cambiare? Sì. Perché non ti metti una di queste parrucche qua? Guarda. Ma qua. Tu pensi che nel film avessero con i capelli? Ogni personaggio aveva, sono le parrucche di tutti i personaggi. Ah, sono tutte parrucche. Guarda. Quindi. Ah, è vero. Ogni li preparavano così. Aveva le sue. Che sbatti ogni volta che si girava gli mettevano tutta la parrucca e tutta la roba. A parte Harry magari. Sì, vabbè, certo. Però quelli anche Piton aveva una. Sì, aveva il parrucchino. Vedete ragazzi, cioè guarda, queste sono le cose originali e anche qui abbiamo la ciuffata di Draco Malfoy. Come i miei sono quasi questi. Sì. Quella è usata da Harry. Quella roba lì. Ah sì, guarda l'outfit lì. Secondo te quanto vale quella? Prezzo? Tanto. Tantissimo secondo me. Cazzo, vale un sacco. Incredibile. Assurdo, quel fuoco sembra vero. Invece non è fuoco vero. Cioè guardate, è incredibile sta cosa. Qui invece abbiamo il dormitorio dei maschi di Grifondoro. Guardate tutti i letti a semicerchio. Sono piccoli, pensavo fossero più grandi sinceramente. Io non ci starei un letto così. No, io pensavo fossero molto più piccolo. Poi più piccolo. Scusa, più grande, pensavo fosse più grande. Quella invece è la finestrella dove Harry si metteva seduto e accovacciato quando succedeva qualcosa, vi ricordate? Qua ci sono tutte le bacchette dei personaggi principali, vedete? Arthur Weasley, Molly Weasley, tutta la famiglia Weasley, Sirius Black, Harry Potter, Hermione Granger. Tu avresti avuto la bacchetta con l'addome disegnato, con i cubetti disegnati così, la bacchetta proteica. Esatto. Qui abbiamo la parte comune del dormitorio di Grifondoro, ragazzi. Beh, non potete non ricordarvi questa parte qui, dai. Quanto è iconica, Dada, questa. Quante ne abbiamo passate io e te qui dentro quando eravamo ad Hogwarts, incredibile. Da questa parte invece c'è anche quella di Serpeverde, ora ve la faccio vedere. Questo invece è quello di Serpeverde. Questo sono io veramente. Questo invece è quello di Serpeverde. Riconoscibile anche per lo stemma là sopra e ovviamente il teschio. Non per molti questo. Non per molti secondo me. Vi ricorda qualcosa questo specchio? Se vi viene in mente scrivetelo qui sotto nei commenti. Che funzione aveva questo specchio? Cioè come funzionava? Noi la sappiamo ovviamente. Tu cosa ci vedi dentro? Oltre a me che sto filmando. Questo ragazzi ve lo mostriamo da fuori, ma guardate come è costruito, come fosse un edificio in costruzione praticamente. È un set cinematografico, vedete c'è la finestra. Adesso vi portiamo dentro e guardate che cazzo di figata. Cioè è assurdo, dentro ci sono tutti di quadri. Pazzesco, eh. Poi al risultato finale del film sembra tutt'altra cosa, non sembra una cosa fatta. Sembra così. Un castello vero. Tutto fake, okay. Tutto fake. Lì c'è ancora un fuoco che sembra più vero di quello di prima. Guardate quante cose ci sono qui. Questi sono tutti i props di scena, tutti gli oggetti che venivano utilizzati nelle scene. Sono tantissimi, assurdo. Lì abbiamo il costume di scena di Albus Silente, sempre originale. E lì c'è la sua fenice che risorgeva dalle ceneri. Guardate che cazzo di dettagli ci sono qui, in questa ripresa. Guardate, tutti i particolari. È assurdo, non ha senso. Qua vedi le... Le tue più grandi paure, io ho visto te che mi convince ad andare a correre dopo uno sgarro. Qui veniva svolta la lezione di pozioni, sì. Da Piton, se non sbaglio. Ciao Piton. Guardate, sta girando da sola questa cosa. Assurdo. E anche qua guarda i particolari, Dada. Guarda che impressionante. Guardate il particolare di questa stanza. Quanta roba c'è.
Guardate questa parete, quanti dipinti, quanti quadri ha. Paradossale. Questo è il drago di Hagrid, quello che aveva lui. Questo è invece il mio drago. No, non è neanche un drago. Sì, è un drago. Guarda queste cose. Sì, no? Sì, è un drago, dada questo. Quello che è nato dall'uovo di Hagrid, secondo me. Qui ci sono tutti gli animali veri che hanno utilizzato durante le scene. Tipo Edwige, tipo il cane di Hagrid, ci sono tutti qua. Giustamente Dada mi faceva notare che siccome le riprese dal primo all'ultimo film sono durate tantissimo, gli animali non sopravvivevano e quindi erano costretti a cambiarli e a trovarne di simili. Infatti questi sono tutti i cani che hanno rappresentato il cane di Hagrid. Questi Edwige, questo il gatto di Gazza. È brutto pensare che tutti questi sono morti durante gli anni. Sì. Questa è la casa di Hagrid, ragazzi. Lui è più grande della casa stessa. È enorme. Qui siamo di fronte ad una teca di vetro che contiene le Nimbus. Non le Nimbus. Sì, le varie scope. Nimbus. Sì, queste qua sono due Nimbus. Quella è la 2001 e questa è la 2002. E lì c'è la Fireball. Qui c'è tutta la zona green screen dove puoi ricreare la scena mettendoti sopra una scopa. Però il risultato non è, non lo so, non è dei migliori, guardate. Ma che cazzo? Questo è il macchinario con cui Harry e la sua cumpa venivano portati in banca. Di chi era il conto quello? Mio o tuo? Tuo. Tuo era. Sì, come no. Ve la ricordate sta cosa incredibile? No, cosa fai? Adesso devi pagare tutti i danni. Fermo! Questo è bellissimo, è il portale con cui si arrivava dentro la parte finale della Camera dei Segreti, dove c'era il basilisco. Incredibile. Wash the pen. Laviamola, va? No. Non ci credo. Guarda. Da sola. Prendere il coltello. Schiacciate il coltello, vi prego, schiacciatelo. Sì. Eccolo. Guardate, incredibile. Ma così facevano nel film, io pensavo che avessero i poteri veramente. Se premi qui invece dovrebbe iniziare a cucire da solo, eccoci. Guarda, tac. Facile così, punto croce. Questa qui comunque è la casa della famiglia Weasley, se non l'avete riconosciuta. Qui è una zona che piace molto a me, Dad, una zona molto scura. Guardate come veniva girata questa scena. Assurdo. Guardate. Il dietro alle quinte. E noi ce l'abbiamo qui davanti, Molto inquietante questa cosa, però incredibile. Guardate il costume, come è assurda sta cosa. Queste sono delle unghie più lunghe di quelle di Dada. Attenzione, perché qui ci stanno combattendo. Attenzione. Cosa sta succedendo, Dada? Con Turchi stanno combattendo. Ho ripetuto ormai migliaia di volte, ma guardate anche qui i dettagli. Non ci credo. Non ci credo che l'umano abbia concepito una cosa del genere. Pazzesco. Ragazzi, stiamo per addentrarci in un posto incredibile. Come si chiama questa? La foresta oscura, la foresta dimenticata. Vai, ci siamo. Guardate l'entrata, è incredibile. Sembra quasi di iniziare un'esplorazione. Attenzione. L'esplorazione di un manicomio abbandonato. Esatto, la sera. L'esplorazione di un manicomio abbandonato. Qui abbiamo nuovamente Hagrid. Guardate gli alberi, guarda che tronco. Guardate i tronchi come sono, immensi. Diametro immenso. Che atmosfera. Sì, c'è un'atmosfera incredibile. Guardate il fumo come esce. Guardate qua, che figata incredibile, ragazzi. È bellissimo. Sì, il signore ha riconosciuto, se ci assomiglia un po' il signore. Ci assomiglia, Andiamo qua sotto, perché a noi piacciono le tenebre. A destra o a sinistra, da dove? Qua non si vede niente. Qua siamo sotto le radici degli alberi, praticamente. Attenzione. Oh, guarda la ragnatela. Però non ho paura dei ragni, cioè di questi avrei paura, Guardate che bestie. Per chi è aracnofobico, chiuda il video immediatamente, ragazzi. Cioè, guardate. Guarda questo com'è. Secondo me tra un po' si muove questa temperatura. Sì, se si arriva addosso ci spacca la faccia. Però che bestia enorme. Guardate la foresta come è stata costruita. E anche i ragni, ogni singolo pezzo. Cioè qua sta lavorando con il cotton fioc. Allora, siccome siamo sotto questo cartello, ragazzi, ci sono queste raffigurazioni. Teoricamente qui dietro ci dovrebbe essere il binario 9 e 3 quarti. Forse. Cos'è? Ma sei serio? Guarda. No. Guardate, non ci posso credere, non ci posso credere. Ma c'è proprio il treno. Il set della parte del treno. Io non pensavo, cazzo. Pazzesco, il treno per Hogwarts. Ma si può entrare? Sì. Non ci credo, si può anche entrare. Andiamo. Adesso andiamo su. C'è un viaggetto. Oh, sta partendo. Spieghiamoci, sta partendo. Mette in moto adesso, guarda, pazzesco, siamo in ritardo, ragazzi, dobbiamo andare a Pordenone. Guardate, se Dada avesse interpretato Harry Potter, come sarebbe entrato nel binario 9 e 3 quarti.
con il moonwalk ad Hogwarts arrivavi. Stiamo entrando nel treno, ragazzi, perché si può anche entrare. Adesso entreremo da lì. Attenzione, ragazzi. Buongiorno. Ciao. Ciao. Hi. Guarda qua. Si apre? Spero. No, non si apre, cazzo, si può solo vedere così. Pazzesco. Assurdo. Ci sono tutte le cabine qua. Ah, guarda qua. Qua è scura, eh. Di senatori. Sì? La puntata dei senatori che si diventava tutto la finestra umida tra le cose. Ah, è vero, è vero. Guarda qua il segno della mano lì. Qua un altro. Tac. Qui c'è la scatola delle rane, se non sbaglio. Sì. Non saranno mica rane vere. E qui ci sono Harry e Ron cosparsi di dolci. Ma non vendono le caramelle tutti i gusti più una? Forza, dobbiamo trovare il gusto tacchino. Siamo arrivati alla zona bar. Adesso testeremo, assaggeremo la burro birra. Attenzione, c'è anche burro birra gelato, ma noi prendiamo la burro birra. E dopo, ragazzi, ci aspetta tutta la parte fuori, che sarà ancora più incredibile. Assurdo, eh. Bellissimo, ragazzi, incredibile. Penso che per i bambini questo posto sia incredibile, ma anche per noi. Anche per noi, soprattutto per noi. Stiamo facendo tutta la fila, ma chi se ne frega. Guardate la burro birra lì com'è, cazzo. Non vedo l'ora di assaggiarla. Siamo, ragazzi. Ecco la nostra burro birra. Oh, guarda che hot dog che fanno. Minchia. Che hot dog ci sono qua. Che figa che è. Esteticamente è bellissimo, sì. Vai. Guarda le labbra bianche. Cos'è? Non è buona? C'è il burro, veramente. Ah sì? La schiuma è 2 kg di burro. Ma veramente? Non pensavo avesse veramente il burro. Tra l'altro a me non piace nemmeno la birra. Infatti, quindi magari ti può piacere, non la bevi. Però è proprio burro. Buonissimo. Ma vaffanculo, vai. È buona, ma sei serio? Che tu non bevi la birra, non puoi dire che è una birra quella. Ma questa infatti non è una birra normale. Infatti a me che piace la birra non mi piace, sarà burro. Buonissima, io sì. Verrò qua a bere solo la burro birra. E poi non hai mandato giù la birra, hai mandato giù solo il coso. Ti giuro che questo mi piace. Bene, vieni qua a prendere burro birra. Perché tu devi fare il maschio alfa, devi fare della situazione. No, non è birra. Coglione. Siamo passati alla parte esterna, ragazzi. Adesso iniziamo a farvi vedere anche qui fuori. Questa dovrebbe essere la casa di dove viveva Harry, dagli zii teoricamente. Oh no, Daniel, sembra di sì, sembra quel quartierino lì. Guardate tutte le lettere. Questa scena è incredibile. Pazzesco. Ah sì, guarda. No, vabbè, non l'avevo vista. Pazzesco. Qui c'è tutta la cucina con i piatti. Qui invece stiamo entrando dove facevano le lezioni di piante. Lì, come si chiama? Erboristeria, come si chiamava? Erboristeria. Vediamo com'è qua. Qua ci sono le piante che urlano. Sì, le mandracole lì. Ah. Dove sono le piante? Eccole, guardale. Guardale, si muovono veramente. Non ci credo. Sentite le urla, ragazzi. Sentite le urla, le riconoscete le urla. Vai, dadda, prova. Assurdo. Guarda qua. Qua c'è il bus, quello a tre piani, che si restringe, però non si può entrare, quello interno. E questo era il pontile, che vi ricordate che alla fine si spacca, che portava ad Hogwarts. Qua, dada, devi correre come faceva Harry, eh. Devi correre qua. Oh, è vero questo. Anche qua i piccioni. Pazzesco. Costruito come le case inglesi, tutto storto. Guardate come venivano costruite queste cose. Assurdo. Ma la cosa assurda è che la mandracola sembra vera. I like to call him Stevie. Ok. I don't know why. But that's the name I got given this morning. Ok. Sembra vera, eh? Eh sì. Quando ti alzi la mattina. Sì, così mi sveglio. Guardate il libro, ragazzi. Guardate il libro, è questo. Pazzesco. Qui c'è il grandissimo Dobby che sta dormendo. In tutto su splendore. Guarda che piedi. Qui sono le statue di cera di Harry, Albus, Hermione. Non ci credo, c'è anche quella di Michael Jackson. L'hanno portata qua, hanno sbagliato. Secondo te, se io mi metto qua a fare il giro, no, no, funziona malissimo, guarda. Beh, no, dai, funziona abbastanza bene. Non gira mai. No. Qui vi mostrano invece la parte proprio ingegneristica della cosa. C'è il libro che abbiamo visto prima, è così dentro. Tutto telecomandato praticamente, tutto quanto. Quella è la mandracola, guardate dentro com'è. Questi sono incredibili, ma che maschere sono? Questi erano quelli che controllavano la banca, giusto? Sì, lui è il capo supremo della banca. Ma sono assurde, queste maschere. Sono fatte benissimo. Guardate come veniva applicata la maschera. Cioè sotto c'è una persona normale. E veniva applicata volta per volta ad ogni scena. L'attore, qui sta interpretando una parte, però l'attore che sta interpretando lui in questo momento, che è un attore affetto da nanismo, interpretava tutti questi personaggi, tutti questi qua. Lui ha guadagnato, secondo te è a posto per sempre con questa parte? È milionario? No. Secondo me sì. Sì. Ragazzi, preparatevi perché qui dietro c'è la Gringot, la banca.
Cos'è questa? Troppo, dai. Cos'è questa? È questa è più, la più bella in assoluto, sì, finora. Più grande anche. Cioè, dai, la banca, la Gringot. Che figata. Guardate. È un sogno questo, Dadda. Questo qua è un sogno, vivere dal vivo così. Io non ci posso credere, ragazzi. Pazzesco. Qui Dadda detiene il suo conto in Bitcoin. Sì. Pazzesco. Guardalo lui. Guarda che occhi che c'ha. E qui c'è proprio il cavo dietro. Assurdo. Ma come cazzo è possibile? Ci sono proprio le scale che vanno giù. Pazzesco, eh. Qui salivano qua sopra e poi venivano portati al, sì, alla loro porta. Porta, esatto. Pazzesco. Guardate anche quei particolari. Sono assurdi. Questo posto è immenso. Ah, guarda quella, ti ricordi? C'è tutto. No, vabbè. Dadda, non ha senso sta roba. Non ha senso sta roba. Quanta roba c'è. È identica alla scena, eh. No, è diverso, la scena l'hanno fatta qua. Sì, lo so, magari l'hanno spostato poi e l'hanno magari ricreato di nuovo. Assurdo. Cioè, io non ci posso credere. Sentiamo un rumore provenire da qui. Che sta succedendo? Ah, cazzo. Sì, è la Gringot quando si è distrutta questa. Ci siamo persi lo spettacolo, dobbiamo aspettare quello dopo. No. Ma sei serio? Schermo. Sì, ma in 8D. Ma sembrava vero, mi sono cacato addosso. Dai. Pazzesco. Cosa abbiamo appena visto? Ragazzi, siamo arrivati a Diagon Alley. Sai che facevano così? Pazzesco, siamo a Diagon Alley, ragazzi. Che figata. Diagon Alley. Mi occupo, siamo? Mi occupo la bacchetta. Mi occupo la bacchettina, va? Qui abbiamo la Nimbus 2000 di nuovo che sta volando. Qua c'è ogni singolo progetto di ogni cosa che hanno costruito. Quanto ci mettevano a fare ogni singola cosa? Ce lo meritano questo successo, Dadda. Qui forse ci sarà proprio il castello di Hogwarts. Eccolo. Mamma mia, Dadda. Che figata, cazzo. No. Io non ci posso credere, ragazzi. Sono emozionato in questo momento. Cioè, Dadda, come hai realizzato questo? Non hai parole? Sei in silenzio. Bellissimo, cazzo. Qui c'è tutto il negozio delle bacchette. Scegline una, Dadda. Prova a prenderla. Scegliela. Quindi è scossa? Ma che è scossa? No, sono tutte. Sono tutte incastrate, però, ragazzi. Guardate quante ce ne sono. Bella anche questa stanza, eh. E qui teoricamente, che dovrebbe essere la parte finale, si sì, puoi comprare. Aia. Guardi un lebioso. Fermo. Cioè, guarda che fighe che sono, cazzo. Ragazzi, a fine percorso lo shop è immenso. Cioè, qualsiasi cosa della serie. Qualsiasi cosa. È infinito, eh. È immenso, c'è di tutto, c'è di tutto. Anche la parte dedicata alle caramelle. Infatti Dadda è andato qui perché vuole sgarrare oggi. Se non troviamo quelle caramelle, mi ero solo riempito di false aspettative. Io voglio tutti i gusti, voglio. Questo è un piccolo regalo che ho fatto a Dadda per metterlo nel soffitto di casa sua. Sì. Guardate, ragazzi, quanto è imponente. So, my friends. Sì. What do you think about this wonderful place? I think this place is incredible. Amazing. Ragazzi, siamo usciti, come potete notare alle nostre spalle. Abbiamo finito il nostro tour. Noi più o meno ci abbiamo messo 2 ore e mezza, ma se stai lì ad ascoltare qualsiasi cosa, in totale sono 3 ore e mezza di percorso. Più o meno. Più o meno. 3 ore e 20. Sì, che parco di alzato. Ma dove l'hai letto poi 3 ore e mezza? Sul loro sito. Tu leggi troppe cose. Devi farti un po' condizionare dall'emozione, dall'improvvisazione. Parere, Dadda, del posto? Bellissimo. Bello. Incredibile. A chi piace la saga. E anche a chi piace la sega. La sega. Sega. È incredibile il posto, ragazzi. Perché, Veniteci anche se è un po' fuori Londra, chi se ne frega. Se venite a Londra, prendetevi 3 ore in un giorno e venite a fare questo tour incredibile. Prezzo totale per 2 biglietti adulti più 16. Penso che costi, almeno 50 a testa. 100 euro. 100 pound ho speso. 110 euro. Circa più di, un po' più di 100 euro. Giusto. È giusto, cazzo, dai. Quanto vuoi pagarlo? Di meno?
no, siamo qui a giudicarlo. No. Il prezzo è ottimo. Chapeau. Bene, Dada, grazie per avermi accompagnato. Tu le tue considerazioni? No, bello, moltissimo. Soprattutto quando ti immergevi in una delle location del posto. Sì, del posto, del film. Sì. Tipo la foresta, quelle cose sono incredibili. Sono i set originali. Esatto, sono i set originali. E semplicemente poi spostati tutti qua dentro, o forse addirittura facevano qualcosa qua dentro all'epoca. Sì, è come se ti immergessi per un secondo realmente dentro il film, praticamente. Sì, tre ore, non un secondo. Vabbè, ma non è che stai tre ore. Dada, grazie per avermi accompagnato in questa esperienza magica. Magica, esatto. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e ci vediamo prestissimo con altri tanti contenuti. Wingardium Leviosa ed Expecto Ship Charot.